Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Alex Gamers, qui Alex in Anima Gate of Memories, episodio X, perché purtroppo, come ho detto già nell'episodio precedente, non so come dividerò gli episodi, perché li sto registrando tutti in fila, perché questo gioco veramente mi sta catturando, mi sta davvero catturando. Ci eravamo lasciati che avevamo battuto Nazcal, eravamo rispawnati qua. Abbiamo sbloccato un altro sigillo e se vi ricordate qua nelle ale, nell'arcano, c'erano delle porte che con dei sigilli da aggiungere in base boss. Io prima di tutto partirei con... Cosa sono queste? È la prima volta che le vedo. Non lo so, no, non ne ho idea. Io partirei con parlare con Lady Grimor. Elianai, another messenger has been defeated by my hand. But there's something that's concerning me. Their destruction is affecting us in a strange way. Somehow, with each one of them that falls, Ergo's seals become weaker and weaker, and my own condition is getting worse. So, it is as I fear. Things are worse than they seem. What do you mean? This is just conjecture. What would happen if their energy is not just being dispersed? In this place, when one messenger falls, its power is absorbed by anyone nearby who can be an appropriate vessel. Of course, Ergo, you know you're one of the best. Maybe they are simply fighting each other until just one remains. As a result, that one will have the power of all the messengers. A truly ultimate monster. So, for a moment, let's consider your conjecture is right. What should we do then? I mean, we can't let them roam free. But if destroying them can also be a problem, what? I don't Oh, know scusate. yet. I don't understand what the problem is, girls. I don't need anyone else's power. You're concerned about nothing, since I already am the ultimate monster. In any case, this is just conjecture. Go on with your mission while I talk with Romeo. Even if I'm Potrebbe right, essere we could find a un rompicoglioni. solution later. Ergo may be a pain in the ass, but I trust him. Potrebbe essere un rompicoglioni, cioè gli sviluppatori sono fantastici. I wish I could say the same. I'm sure you do. More than you want to admit. Ok, allora io per prima cosa prenderei... Questo è il labirinto, prenderei la chiave della prigione. Perché si era detto che potevamo lasciar lì. Io però per sicurezza la prenderei. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Il labirinto si è giù. O addirittura dall'altra parte. Sì, infatti. Sicuramente qualcosa è legato qui con questi simboli, questi segni. Però per il momento non ci interessa neanche perché non abbiamo la più pallida idea di cosa può servire questo. Allora, intanto compro la chiave da lui. Che chiave della prigione, eccola. Però mi faccio scorta di frammenti vitali. Potrei comprare anche questo pezzo di carta, però per il momento temporeggerei. Ora, se voi vi ricordate, nell'arcano sopra ci sono delle porte chiuse con i sigilli dei messaggeri, cioè ogni volta che batti un messaggero, ne abbiamo battuto Jonathan Cappell e ora quell'altro, il re delle marionette, Nazcal, questa dovrebbe essere accessibile infatti. Are you okay? This feeling. It's the same as when we were pulled into this place for the first time. Look around. If this tower is really made of memories, then this land doesn't belong to anyone.
but somehow, I'm not calmer for it. Be careful. Ah, un attimo, perché devo levare la musica, sennò mi sparano il copyright. Scusate, le musiche... Le musiche qua sono... In the void. It is you who has called me? Again. Who am I? I am life. Dicevo, l'ho dovuto, le musiche di questo gioco sono splendide, però mi sembra che interruppi la serie perché mi spararono tantissimo copyright. Quindi ho preferito aspettare un po' prima. Cos'è questa grafica speculare, ok? Wow, wow, wow. Meno male, aio. Cavaliere d'argento. Poi danno e fuoco. Madonna il danno. Che è morto. Ma che danno faceva? Comunque non sono per niente tranquillo, perché ci sarà qualche boss fight, ma sicuro. What is happening? I don't understand what's going on. Fermi un attimo, qui ci danno della vita, il che non mi piace. Dove si passa qua? Questo cos'è? Sabbia di Cronos? Ripristina l'abilità del personaggio e permette di ricollocare punti abilità. Ok, la lascio questa. Proviamo a rimettere la musica. Aspettate. Questo è... Madonna il danno. Wow, 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 wow. Madonna il danno. Però la magia soffre, eh? Per un pelo. Forse ergo qualcosa. No. Madonna. Madonna. Che danno fa io? Devo batterlo, sì. È brutto, lo so, però. Se si avvicina fa un danno clamoroso. Madonna. Tre colpi mi ha tirato.
pure livellato. Uscito Level Up, come sa, le vecchie pubblicità degli anni 80. Compra subito, Level Up. What was all that about? Even I can't tell you. Be careful. We are missing something. Anyway, the important thing is that we are on the upper floors. Let's look around here. Piani superiori? Up and beyond. Achievement sbloccato. Arcano secondo piano. Dal secondo piano? Io voglio capire come sbloccare la seconda ala. Cioè, dalla seconda ala te entri. Arcano secondo piano. No, scusate, eh. Ah, ecco, sbloccavi i piani superiori. Allora, io darei una salvata veloce. Perché abbiamo sbloccato dovrebbe essere il terzo piano. E prima non si poteva fare. Dove cazzo è la veranda, la salvataggio? Ciao. Perché quella non si poteva effettivamente. Non si poteva effettivamente entrare. Io faccio sempre doppio salvataggio. Perché non si sa mai. Ok, andiamo a esplorare i piani. Da Romeo Exit per il momento non ci si può andare. Cioè, ci si può andare, non serve andarci. Eccola. Cos'è? Frammento vitale, buono. Ora, analizziamo bene questo piano. Si può andare alla quarta e alla quinta ala. È buona come cosa. Ci sono due porte bloccate. Ora io vorrei vedere queste due porte bloccate quanti. Quanti nodi chiedono? 4? E di là dovrebbe essere la solita storia. Tecnicamente sì. Se, quindi qua ne servono 4. Ora io andrei direttamente alla quarta ala. Facciamo le ale con gradi. Ok, quarta ala. Com'è composta la quarta ala? È un quadrato. Buona sapessi. Hey, baby. What? Do you think that I technically count as an audiobook? Do you? Oh, shut up! Qui c'è del sangue. E questi mi tirano le botte. Non è neanche bravo. Questi sono proprio, questi fanno più male, eh. Questi fanno molto più male del normale. Anima vitale ancora. Aspettate, anima vitale. Semplicemente un quadrato, veramente? Questa volta.
tanto la magia, ma sono forse perché siamo noi più evoluti. Dove mi stai portando? Si può mia salire qua? No. Dio Cristo. Having problems trying to reach the other side of that bridge? I guess you should reactivate the rune stones to make things easier for you. If you want to do it, you should go back to the entrance of this chamber and go down. It's a little tricky to find the floor, but you should be able to do it. There you'll find something to help you. Dovresti tornare indietro all'entrata di questa camera e andare in basso. È un po' intricato trovare il piano, ma sarai in grado di farlo. Ritroverai qualcosa che ti sarà d'aiuto. Andiamo come dove dice lui, andare in basso. Intanto ti rompo. L'entrata del piano è andare in basso. In che senso? All'entrata del piano e andare in basso. Qui c'è qualcosa. Sigillo di Velez. Allora, qui abbiamo dei punti da spendere, però li spendiamo dopo. Una runa che porta il nome di Velez. Forse è questa? Vediamo. Vediamo un po'. Qui sono rispawnati i vasi. So I guess you should try being a bit unconventional to go further from here. Sotto di noi. Eccolo. Però non so se è questo. Se qui non c'è, qui è murato. Flauto di Naga. No. Questo è buono. Andiamo da Ergo. Infatti. Allora. Però cosa bisogna cercare? Lui non gli fai una sega. Ma sei matto? Figlio.
Qui è infatti un lavoro accorto, vedi? Oh, ma vedete la mappa? Quanto cazzo è veloce! Ha buggato qua. Quanto cazzo è forte questo qui? Oh! Sì, però... Ora ti concio io. Affanculo! Preso anche troppo tempo con te. A parte lui. Ah, eccolo. Ora c'è un piccolo problema. Come ci ritorno sopra? No, il platform, no! Ti prego! Io sono una pippa! Sono una pippa io! Anche per centrare una roccia! Non posso neanche lasciare qua! Anche poi me le cerco. È come se me le cerco. A cercare. Ora ti buggo io. Ma cosa mi porta tutto questo? Ah, ma c'è anche lui lì. Sperando, non mi ricordo se ce ne sono dell'altri. Mamma mia. Non farmi fatto la strada da capo. Madonna. Ma dove siamo finiti qua? Cimitero antico. Periferia della città. Qui bisogna esplorare un bel po'. Madonna, danni e fanno. Ombre che sono facili da battere, ma fanno un danno clamoroso.
Qui dove andiamo a finire? Dux? Combattimento magia critico. Non fa grandi cose. Che ci fai te qui? This place is full of darkness. Its mere nature constricts me. I don't think I can help you too much here. But don't let your guard down. There's one thing that I can assure you. The messengers of this area are much more powerful than the ones in the lower floors. I messaggeri? Sorry. I can't give you more advice here. Be careful. Quindi c'è un altri due boss? Ma ha tirato un salvataggio a random. Io farei una cosa, io arriverei all'entrata della periferia della città, poi ci salutiamo ragazzi, perché siamo già a parecchi minuti di registrazione. Stiamo trovando tanti oggetti però. Nucleo dell'armatura. Un cristallo infuso con un potente magia difensiva. Consumala per incrementare il tributo di difesa per un breve periodo di tempo. Ok. E qui c'è una memoria incustodita? The children ran into the darkness. Neither of them looked back. Even if they didn't understand what was happening, both knew that they should not stop running. They were just kids who had. Come al solito ve lo skip male, kit, che quello sarà il prossimo. Lo skippate ragazzi, perché così almeno potete leggere la cam per solo qualche secondo. Noiose queste, guarda quanto mangia. Guardate, wow, via. State scherzando? Ah, non posso! Queste fanno un male bestia! E l'unico modo è con la magia! Che queste si avvicinano! Spero che le devo colpire pure da vicino! Non so se avete visto, ma ti mangiavano la vita, trarisucchiavano. Stiamo andando giusti? Sì. Tutto pieno di cimiteri, lapidi. E ci dà pure la vita. Ok, fermi. Io direi che l'appuntamento di oggi, ragazzi, può finire qua. Porterò ancora un po' avanti, poi semmai vedrò un altro giorno di fare un'altra mandata di video. Però se il gioco mi prende, ci sta che lo posso finire tutto stasera, Perché veramente ti prende, è molto... Ti coinvolge veramente tanto questo gioco, non l'avrei mai detto. Comunque, ci si vede con il prossimo episodio del Anima Gate of Memories, perché ormai è un Go Anima Gate of Memories, probabilmente si chiamerà così. Cioè il Go to Grandmaster e c'è anche il Go Anima to Gate of Memories. Alla prossima.